Benvenuti alla sessione di Margherita. Ciao Monica. Ti Ciao, ciao a tutti. accompagno Monica. Conto da 10 a 1. 10. 9. 7. 6, 5, 4, 3, 2. Dimmi se la vedi. Più che vedere Margherita, vedo quello che Margherita mi mostra, e cioè una cassettiera un po' retrò, diciamo di altri tempi, e con una specchiera subito sopra la cassettiera, anche questa un po' insomma di quelle che si potevano usare verso i primi del Novecento fino a metà del 1900, e mi fa vedere una chiave anche questa un po' antica. Ti dà l'autorizzazione? Sì, mi dice che si vuole liberare di tutto quello che sta nella cassettiera. Vuole mostrarmi tutto quello che c'è dentro la cassettiera. La cassettiera è chiusa. Sì. La chiave la apre. Lei ha la chiave. Lei ha la chiave, sì. Apriamola. Vuole? Mi mostra questo primo cassetto molto disordinato. Alla rinfusa vedo tipo una sottoveste, un po', sai, tipo color avorio, un misto, seta, diciamo così, no? Delle calze, specie dei collan, sai, di quelle che si utilizzavano una volta, che erano tipo le vecchie autoreggenti, chiamiamole così. Color Ga carne, questo. gambaletti Eh no, più sopra, sopra alti. la coscia, solo che non si sostenevano da sole, no? Che adesso ci sono quelle con il pizzo in silicone, no? E bisognava agganciare la giarrettiera, no? Ecco, sono quelle, è tutto molto disordinato. E la cosa che mi colpisce è che ci sono anche tanti spazi vuoti, quindi ci sarebbe modo di mettere ordine al cassetto. Margherita vuole mettere ordine. E pulizia, perché lo vedo anche molto, non è mai stato pulito questo cassetto. Sì, vuole mettere ordine e pulizia. Ok, Margherita non è più una ragazzina, ma è una signora in gamba. Vediamo la sua vibrazione. Miliardi. Consapevolezza. 152%. PSP. PS 48%. Vite 52. precedenti. 2851. Percentuale di cervello. 7,5%. Ok. Ottimi valori. Sì. Margherita e lo stupro da bambina, causa esoterica. Intanto vedo che non è la prima vita in cui ha scelto questo. Ha stipulato come un contratto per sperimentare questo tipo di violenza, vedo in varie fasi della vita.
vedo altre vite in cui ha avuto questa violenza, è come se fosse stata una specie di andare a scalare, perché ho visto delle vite in cui le capitava quando era già una donna matura, un'altra in cui invece era, diciamo, un adolescente, forse un pochino più che un adolescente, e questa è quella in cui le è capitato da bimba. Vediamo le tre vite, allora le due vite che hai nominato, Ho il sospetto che siano più di più. Sì. più. Prendiamone due rappresentative, la donna trentenne, la diciassettenne, e questa sarà quella da bambina a 8 anni. Sì. Donna che vedo ne ha più di 30, potrebbe, perché è già mamma e i ragazzi vedo che hanno già tipo 13-15 anni. Lei ha qualcosa più di 40 anni. Con queste esperienze il violentatore è sempre diverso, sempre uguale, a volte uguale. La cosa che accomuna, vedo queste tre vite, è che è una persona conosciuta, non è uno sconosciuto, non è l'aggressore improvvisato. E non è Dove sempre c'è lo stesso. grande sorpresa, no, dove c'è sorpresa da parte sua, che non si aspettava quel tipo di azione da quella persona. Quindi Perché questa è la vedo che, dominante. sì, perché nella prima della donna vedo che è una specie di collega, ma nel senso che non fanno lo stesso lavoro, tipo poteva essere uno che si occupava della pulizia, del luogo in cui della fabbrica in cui lei lavorava. Lei invece tipo era tipo una segretaria forse dentro questa azienda. E quindi lei, cioè, l'aveva sempre salutato, cioè non c'erano particolari rapporti, no? Comunque c'era cordialità. E diciamo che lei era rimasta come paralizzata durante quell'episodio di violenza. Tanto non si aspettava questa roba che non aveva avuto la forza di opporsi. Chiamiamo l'entità di Margherita, eterica. Allora, la prima che mi si presenta è un lupo, quindi un canide. Ululante. Poi è una specie di quasi scarabeo, direi, di un insetto così. Allora, queste io le vedo al presente. Invece al passato c'erano altre entità, però vedo che lei ha già fatto una notevole pulizia. Ho visto nel passato sicuramente degli Elohim, ho visto un'interferenza proveniente dal secondo universo, in questo caso sotto forma tipo di, non so come dirti, un piccolo demone bruttino, piccolo, un gnomo nero, peloso, una mantide. Quindi mantide, demone e Elohim sono vecchi, li chiamiamo lo stesso, ma non ci sono più. Basta, No. dei Vedo vecchi. che la mantide gli mette la zampa qua davanti e gli dice di fare silenzio. Adesso? Sì. Chi l'ha autorizzata a fare questo? E la mantide è come se riuscisse, anche se appartiene al passato, è come se riuscisse ancora a lanciarle, non so come spiegarti, dei messaggi sottili, dove la colpevolizza, dove le dice comunque è anche colpa tua. Conserviamo il silenzio su queste cose, perché Che non si comunque è anche sappia in colpa tua. giro, che non si sappia in giro, no? La vergogna, che poi è quello che gioca a favore degli stupratori, no? La vergogna, non dirlo a nessuno.
Purtroppo sì. Entità mentali. Anche qua mi fa vedere proprio che c'è un distinguo tra il presente e il passato. Per quanto riguarda il presente, io vedo solo un'entità mentale di livello 3 che riguarda, mi dice dubbio, ed è un dubbio sul senso della vita, sulle dinamiche della vita. Sono dei perché forti, arrovellanti riguardo al perché sono accadute determinate cose nella vita. Sì, 3 hai detto. tre. Quello 3. Una sola. Al momento presente c'è solo questa. In passato. Nel passato ho visto dunque un livello 5 che riguardava, mi fa vedere, diciamo così, una cartella di quando lei era bambina, piena di pietre pesantissime. Quindi diciamo così un fardello che lei doveva custodire, ma non si doveva vedere, no? Perché l'apparenza era solo la cartella, quindi lei, no? Di una bambina tra virgolette normale che studiava, eccetera, e di fatto c'era questo enorme peso. Quindi sì, un segreto custodito molto pesante, mantenendo però una facciata. E poi ho visto anche un livello 7 che me la chiama tipo persecuzione, dove si è sentita veramente perseguitata e presa di mira da forze oscure. Però 3, 5 e 7 non ci sono più, le ha tolte lei. Fantastico. No, sì. Fantastico. 70 anni, 18 miliardi. Incredibile. Sì, veramente. Super Margherita. Impianti, sia vecchi che attuali. Lei ha veramente avuto una forza titanica perché aveva un impianto mentale anche molto profondamente radicato, che vedo che le affondava in zona cervicale. E le prendeva tutta quanta la testa fino ad arrivare alle sopracciglia. Questo impianto mentale lei non ce l'ha più, perché lei ha veramente, io vedo che le armi che lei ha utilizzato sono state l'amore e il perdono. Nel suo caso è stato quello. E l'amore e il perdono l'hanno portata, diciamo così, a una vibrazione tale che poi ha iniziato a conoscere queste sessioni. Però nel suo caso il tutto è partito da lì, non tanto da una conoscenza intellettuale, ma proprio da un'apertura di cuore. E solo che effettivamente qualche residuo è rimasto, soprattutto riguardo al discorso memoria. Anche Scarsa se memoria. anche, sì, ma anche una componente un po' psicologica, oltre che legata a questo impianto mentale, questa scarsa memoria. Apriamo solo una piccola parentesi sul discorso disincarnati. Ci sono nella sua casa, nella sua vita, attaccata a lei, dei disincarnati. Io vedo che ruotano intorno a questa cassettiera la mamma e la nonna, ma mamma e nonna materna. Sì, Chiamiamole. Sono sulla terra. la nonna materna no. Mamma. Sì. Attaccata alla casa, attaccata a lei. È attaccata in qualche modo come a questa cassettiera, che poi è come se volesse mettere lei ordine alle cose, che non l'ha potuto voluto fare in vita, come se lo volesse lei.
perché vuole mettere lei il suo ordine, che decide lei. Ok, va bene, mamma e nonna la lasciamo lì un attimo. Questa è una sessione dove ci saranno un sacco di disincarnati, te lo dico, dobbiamo chiamarne un bel po', eh. Perché stupro da bambina vicino un ragazzo, un diciottenne, che oggi non c'è più, giusto Margherita? Giusto? È morto? Sì, me l'avevi scritto, no? Ah, non lo sai? Non lo sai, ok. Dalla tua Boh, visione eterica, Monica, è non un è disincarno. morto per me. Non è morto, ok. Non lo so. Chiamiamolo nel cinema. Ha fatto una vita terribile. Cioè, non riesco a capire se non è. Ma non mi risulta morto comunque. Oh, allora, intanto la cosa che mi sembra è che loro avessero una vita simile. Una grande frustrazione a livello familiare, un grande vuoto affettivo, molto simile. Però va bene, il ragazzo aveva ricevuto violenza, ma già in questa vita, mentre le sue violenze erano relative alle vite precedenti. Sì, Ma violenza sessuale? il ragazzo sì. Da più persone, tra l'altro, quando lui è arrivato a lei, aveva già ricevuto violenza da più persone. Sessuale. Sì. E perché vita terribile? Perché non gliene è andata bene una. Viene nel cinema. Io vedo questo uomo che ha un cappello proprio calato sul viso e quasi che non vuole mostrare gli occhi. Sì. Ma viene per imparare un po' di cose. Viene elegante, quasi, capito, come a mettere una toppa, no? Con l'esteriorità. A mettere una toppa rispetto invece a come è andata il resto della sua vita e a quello che lui ha fatto, perché comunque lui poi ha ripetuto anche con altri questa cosa che ha fatto con Margherita. Mette Dove un si abito siede? bello per nascondere il brutto. O per rispetto, forma di rispetto anche tardivo? Rispetto tardivo. No, lui si sente vittima. Cioè, come se avesse, sai, una dinamica azione-reazione. E quello è il tasto che hanno premuto in me. Io cosa dovevo fare? In qualche modo. Come succede nel regno animale, no? Il più prepotente se la prende con il medio prepotente se la prende con il meno prepotente con il più debole in assoluto, no? Quindi in qualche modo è uno scaricare su Sì, quello quello che che. dici è molto giusto perché nella famiglia sua era così. Era proprio a Ok, cascata. chiamiamo tutti quelli che vengono nel cinema. Nipoti, tutti quelli della famiglia di Margherita, viventi ovviamente. Quella che ti ha aiutato è una nipote, giusto? Margherita, figlia, figlia. La figlia è arrivata. Subitissimamente, subito proprio. Due figlie. Allora, per ora mi è arrivata questa che l'ha aiutata per la connessione. La seconda viene. Sta arrivando adesso. Era un po' così in ritardo, che aveva un po' di faccende da fare, forse stare dietro ai figli. È come se mi dicesse che, cioè, sì, sta a seguire, però lei ha tante cose da fare nella vita, è molto indaffarata. Ha paura Ok. Quindi il in cinema verità. trattiamo soltanto il funzionamento della realtà in cui siamo immersi, quindi se ha qualcosa da fare di più importante come non so, la spesa o accompagnare i figli, può fare. Ha paura Diciamo di che vedere le cose, sai? non paura tutti di vedere le cose.
non è la sola. Infatti il cinema non è per tutti, è per pochi, è per quelli che hanno le palle. Una come Margherita potrebbe averlo costruito il cinema, perché lei le palle le ha anche tanto. Moltissimo, sì. Quindi lei è sua figlia, questa è la sua figlia, la seconda. Vuole venire nel cinema costruito da sua madre o no? È una cosa strana, perché praticamente è come se si stava per sedere e però non appoggia le natiche, no? Rimane con le mani appoggiate sui braccioli. Un po', quindi un po' sospesa. Però viene, poi chi c'è d'altro, d'altri? Vedo dei bimbi. Un amico forse, un uomo più o meno coetaneo suo, buono, molto, non so, sensibile. Va bene. O forse Causa. cerca un'amica, una vicina di casa. Ok. Causa esoterica della balbuzie. Dopo la violenza, la bambina inizia ad avere balbuzie, problemi nel comunicare anche a scuola. Sì, in quello avevo visto l'interferenza della mantide, che la voleva fare star zitta, no? Non parlare. Ed un modo era questo. Farla balbettare, proprio perché nel momento stesso in cui Margherita si sentiva così in difficoltà a comunicare, non avrebbe poi avuto il coraggio di andare a parlare di cose così tanto scottanti e problematiche, che se già balbettava normalmente durante, che ne so, l'interrogazione, figuriamoci, no? Nel momento in cui avrebbe dovuto parlare di quelle cose. Quindi era un ottimo modo per farla stare muta, parlare il meno possibile. E comunque non solo di quella violenza, ma di tutta una serie di problematiche familiari, di incomprensioni, in un certo senso anche di mortificazioni, di disamore. Scarsi ricordi. In parte proprio una difesa. Ecco, lei ha messo in atto questa difesa perché sarebbe stato comunque per lei devastante. Tanto più che c'è stato un periodo della vita, vedo, in cui era proprio tanto sola, cioè non poteva proprio contare su nessuno. E quindi non potendo condividere queste sue sofferenze, queste sue esperienze dure, sarebbe stato ingestibile per lei, quindi era meglio non ricordarle. Tant'è vero che nel momento in cui lei è stata più forte, è emerso con più chiarezza. Sentirsi colpevole, causa esoterica, ovviamente. E lei in tutte queste altre vite che abbiamo visto che subiva violenza, si è sempre sentita colpevole. Quindi vittima solo fino ad un certo punto. Mi dice, mi sentivo 30% vittima e 70% complice del carnefice. Si tratta quindi di un contratto che lei aveva stipulato già in precedenza. E aveva messo in atto in tutte queste sue vite di sentire che nonostante gli fosse fatta un'ingiustizia, un torto, e infatti adesso mi fa vedere anche altre vite in cui non c'era la violenza di tipo sessuale, ma c'era un altro tipo di violenza, di ingiustizia subita, di cui però lei si faceva carico. Mi fa vedere tipo una vita in cui era stata sfrattata, dalla casa. E aveva tipo due figli piccolini, dove lei in una certa misura, sempre questo più o meno 30-70, 70% si sentiva lei responsabile. Sporca.
Sì, responsabile nell'errore, sporca. E infatti, sai che cosa? Lei, per esempio, in questa vita qua in cui era stata sfrattata, si era messa in testa che il motivo per cui l'avevano sfrattata è che non aveva pulito abbastanza bene la casa. Questo concetto di sentirsi sporca si declina in modi diversi nelle sue varie vite. Va bene. Vabbè, ricordi, l'abbiamo detto, dimenticare le cose, causa esoterica. È come se ci fosse una specie di meccanismo che è stato protratto per inerzia, cioè questa sua dinamica qua necessaria, che le è stata necessaria, no? Di tenere sotto controllo i ricordi, si è un po' allargata a macchia d'olio. Quindi è diventato un dimenticanza un po' a 360 gradi, ok? È come se il cervello fosse entrato in un tipo di abitudine, di meccanismo e l'avesse applicato su più livelli. Quindi non solo sul livello profondo, ma anche su delle cose normali, tipo dimenticarsi come si chiama quell'oggetto, dimenticarsi il nome di quella persona, di quella città. Da un lato, quindi da un lato è questo, ok, come meccanismo di difesa che viene applicato in questa maniera qui. Dall'altro però è come se ci fosse un sottilissimo filo conduttore, ma è proprio sottile, che la mantiene in un certo senso ancora legata al passato, limitandola, creandole dei disagi. Cioè, la vita è stata difficile e non ti faccio uscire completamente, ok? Quindi ecco qua l'entità 3 riguardo ai dubbi della vita. Cioè, ti ho fatto patire tanto, ma ti lascio ancora degli strascichi. Fa parte del modus operandi di queste entità. C'è una causa esoterica al fatto che da 3 anni a questa parte, più o meno a luglio, se non a luglio, cade e si danneggia una parte della gamba sinistra, piede, ginocchia, caviglia. Ma qui non ho capito se è stato utilizzato questa cosa che effettivamente apparentemente sembra negativa, e lo è perché effettivamente dà un disagio, per farla andare nella direzione di ricomporre il tutto. Cioè, mi spiego meglio. Allora, lei è già da un po' determinata a voler trovare un senso e un'armonia dentro la sua vita. Però è come se in alcuni momenti dicesse: ma no, ok, è andata così, accetto che sia andata così. Allora la PS interviene e dice: no. Non accettare sia andata così, perché sennò cosa succede? Che la prossima vita ripeti lo stesso schema, con qualche variazione. Quindi ti faccio cadere e nel momento in cui cadi, ti devi un po' fermare, devi di nuovo rimuginare su una serie di cose e ti faccio comprendere che tu adesso tutte queste cose le devi vedere con chiarezza, prenderne consapevolezza, risolverle. Perché basta. Abbiamo fatto a sufficienza questo tipo di gioco. Quindi la PS. Sì. Causa esoterica del difficile rapporto con la sorella.
Non so, la sorella la vedo tipo un prolungamento della madre. Come se ci fosse una sorta di... boh, replica, no? Non so come dire. E quindi è come se Margherita si rapportasse due volte allo stesso soggetto, no? Alla madre e poi alla sorella. E quindi di fatto non poteva crearsi un tipo di relazione di armonia tra sorelle, ma era di nuovo rivedere certi comportamenti della madre, certe dinamiche. E poi vedo che lei si sentiva proprio esclusa, come se fosse altro rispetto a loro. C'è qualcuno che vibra più alto di lei nella sua famiglia, viventi e non viventi. Quando erano tutti viventi, 20 anni fa, 10 anni fa, quello che è, chi era la più consapevole o il più consapevole? No, lo è sempre stata lei, anche se il fratello che lei ha citato, con cui comunque ce n'è uno con cui ha un rapporto discreto, però no, aveva comunque una vibrazione più bassa, sì, è sempre stata lei a vibrare più alto, nettamente più alto. E nella sua attuale famiglia c'è qualcuno di vivente o non vivente? C'è qualcuno che ha vestito i panni dello stupratore in altre vite? Ma io vedo anche il marito, l'ex marito praticamente, sia l'ex marito. Allora, è una cosa strana, perché l'ex marito mi dà sì che lo è stato, e il padre dell'ex marito l'ho visto in una vita, era la madre che copriva quest'uomo nelle sue malefatte. Che bella banda. Va bene. E vedo che per coprire queste malefatte, cioè non dico che facesse peggio del figlio, però purtroppo doveva andare verso degli stratagemmi molto brutti, molto pesanti. Posso dire, Margherita, la tua regione di origine? Non è un problema. Sì. Ok. Apriamo una parentesi sul Piemonte magico. Tutti fanno fatture, ma in realtà quale regione d'Italia è esente da Nessuna. questa tradizione? Però effettivamente il Piemonte ci dà giù abbastanza bene, come la Sicilia, direi, ma anche la Vero. Sardegna ci dà abbastanza giù bene. Non so, le due isole e il Piemonte sono un po' connesse. Io tanti discorsi di questo genere, in Veneto, in Emilia-Romagna, in Toscana non li ho mai sentiti. In Piemonte tanto, in Sicilia tanto. Passato un sacco di roba in Sicilia, un sacco di gente, tutti hanno lasciato la loro M e la Sardegna, vabbè, è un po' un caso a sé stante. Fatture, suocero, dagli occhi fiammeggianti, intanto lo chiamiamo anche come disincarnato. Cosa è successo? Lei non poteva più guardarsi allo specchio, non poteva più guardarsi nelle foto, nemmeno una fototessera. Una signora, una passante, glielo fa notare. Il suocero si vantava da ubriaco di poter togliere la vita a qualcuno se ne avesse posseduto anche solo una ciocca di capelli. Sì, io vedo proprio la prima cosa che mi ha detto è io la volevo annientare, renderla niente, nulla, briciole. Perché? Lui era veramente fortemente interferito, eh? Molto pesantemente interferito dal secondo universo. Ma da molti anni questo, forse da sempre, vedo che poi c'era anche un po' una tradizione familiare, no? Anche di rancori e agire nel momento di rabbia, sempre utilizzando la magia nera. Proprio la vedo di generazione in generazione che si sono tramandati questa cosa. Sì, però è solo una questione di scelte. Quindi Oh sì. va bene la generazione, va bene la tradizione, ma lui ha scelto. Lui ha scelto e si sentiva ogni volta che lo faceva sempre più forte. Bene. Più annientava, più si sentiva potente.
Esattamente la dinamica, diciamo così, di tutte le entità, no? Più, diciamo così, si nutrono, più mangiano, più indeboliscono e più si sentono forti. Lui la sua forza la prendeva dall'indebolire gli altri, quegli altri che a lui non piacevano e non gli piacevano le persone pulite. Lui non sopportava le persone pulite. Beh, adesso. Intanto lo vedo che non si è spostato di un centimetro rispetto a questo tipo di atteggiamento. Ancora proprio non ha compreso niente di niente. Ok, quindi è una questione di scelte, no? Tu prima hai parlato di Margherita che ha vissuto nell'amore e nel perdono. Sì, bene, ottimo. Però anche nel rispetto. Io sono mosso più dal rispetto delle proprie scelte. Quindi se questa persona, quest'anima ha scelto così, si fa tutta l'esperienza fino in fondo. Io portale auro per questi qua non lo apro neanche No. morto. Semmai li metto e li chiamiamo un po' di disincarnati, chiamiamo tutti i disincarnati come Margherita, cioè che in vita come Margherita hanno subito delle ingiustizie, delle fatture, li mettiamo tutti a cerchio attorno al suocero. E insieme al suocero c'è anche il vicino, perché ne ha fatte anche il vicino. Tutti Vicino. i disincarnati che guardano il disincarnato che si è mosso con queste scelte in vita. Pensa che il suocero mi dice, ma lui era un principiante riferito al vicino, perché vedo che proprio il suocero aveva bisogno di sminuire tutti. Ok. Quindi questi disincarnati che chiamiamo e che non conoscono Margherita, ma che hanno esperienze simili a quelle di Margherita, oggi strutturano una forma di grossa accusa e vergogna nei confronti di questi disincarnati che ne hanno fatte ai danni di altri. Sono anche dei bebè. Intorno al cerchio, nel cerchio. Sì. Succede? Guarda, lui è passato da un senso di grandezza. Lui è lì, in prima battuta il suocero si è sentito onnipotente, mentre il vicino di casa ho visto che si è sentito un po' spaventato, perché ha sentito subito che veniva accerchiato da una fortissima energia. Invece il suocero inizialmente si è sentito onnipotente. Guarda quanto io... Perché lui non può pensare che siano anche altri, no? Ad essere potenti. Quindi guarda quanto io sono riuscito a fare, Quante vittime sono riuscito a mietere. Dopo una prima considerazione così, vedo che sta come deperendo, proprio perché la forza, l'energia emessa da queste persone che in questo momento si stanno dando la mano, e che hanno deciso di far leva sulla loro consapevolezza, lo sta proprio annientando. Sta avvenendo il meccanismo contrario di quello che lui aveva messo in vita. Non è più lui che annienta le persone, ma è la consapevolezza, la vibrazione delle persone che lo fanno proprio svanire, deperisce, no? Come un frutto che sta perdendo acqua. E quindi diventa sempre più secco, sempre più asciutto, più disidratato. L'altro è proprio un vigliacco. Il suocero No, il vicino. vicino di casa, sì, si è subito messo paura, si è subito coperto la testa. È una questione di scelte. Questi Sì. due hanno scelto una cosa, tutti quelli del cerchio ne hanno scelta un'altra. Apriamo adesso il portale definitivo per quelli del cerchio che hanno fatto il loro lavoro e davanti al naso di questi due se ne vanno. Ma sai che grandi sorrisi e ringraziamenti? Perché A chi? loro, fino a quel momento prima, un po' d'altronde anche come Margherita, si erano sentiti legati, anche se in maniera ambivalente, da chi li aveva sottoposti a fattura.
E adesso invece si sentono finalmente liberi, pronti per affrontare vite successive senza più questo tipo di legame. Legamento. Quanti sono? Migliaia e migliaia. Ok. Determinate scelte hanno portato a determinati risultati in queste due fazioni, due da un lato e migliaia e migliaia dall'altro. Chiama Monica il fratello, quello che non c'è più e quello che in qualche modo un po' ha molestato Margherita pure lui. Lì c'era proprio una, allora, una famiglia senza legame. Una famiglia, io vedo, allo sbando in un certo senso, dove non c'erano stati gli elementi che invece lei ha voluto portare nel momento in cui ha creato una propria famiglia. Quelli sono completamente mancati. Non c'era niente, non c'era accudimento, non c'era dialogo. Ed è come se questa roba qui facesse emergere anche i pensieri disordinati e caotici. Questo fratello adesso defunto, in verità, era come preda di, non so come dirti, dell'abbandono, non so, no? È come se un piccolo selvaggio, non so come dirti, no? Un piccolo selvaggio non educato all'amore, non educato al rispetto, gli passavano per la testa delle cose e le faceva. Perché non so, non c'era una cultura al rispetto, neanche minima. C'era un po' ognuno per i fatti suoi. Cosa vuole fare? Vuole lasciare un messaggio a Margherita? Scusa, ma lo sai che io proprio non ci capivo niente? Non sapevo proprio dove andare a parare. Mi arrivavano delle idee, le mettevo in atto, poi forse mi rendevo conto che no, non era giusto, però nessuno mi diceva che non era giusto e non avevo esempi da seguire. Ok, queste sono giustificazioni però. Direi proprio di sì. No, non c'è consapevolezza qua. È un altro delle persone, anche se non più vivente, in balia. Diamo io una VIC. Non riesce neanche a raggiungere però la vibrazione di Margherita, neanche con la VIC. Portale Auro è aperto, cosa vuole fare? Forse ho proprio bisogno di spogliarmi da tutto questo. Lo sta decidendo? Sì, non ce la sto facendo così. Vedo che non sto comprendendo. È lui che sceglie. Sì. Sì, ci vuole andare, sai. Beh, che vada. Andato? Andato? Sì, è andato, sì. Tre ultimi disincarnati, mamma, papà, nonna, materna. La nonna e la mamma sono quelle che abbiamo già più o meno chiamato prima. La nonna materna, guarda, allora, era già, allora, non più a questo livello terreno, neanche era nel portale aureo, e aveva, non so come se si può dire, identificato che Margherita era sempre stata sola. E in qualche modo sì, cercava di darle un appoggio. Però, per come vedo io, è più stata la PS. Cioè quella che lei sentiva, quella che Margherita sentiva,
come la vicinanza della nonna materna, che la poteva confortare, era più la sua PS. Perché anche questa nonna materna qui, io non la vedo tanto consapevole da poter fare, capito, una roba del genere. No. Non ho anche capito. Se allora, nell'insieme familiare, la nonna materna la vedo con una vibrazione un pochino più alta rispetto agli altri. Ecco, forse un po' più, non so come, anche se è sbagliato usare il termine buona, però un po' pochino più pulita, chiamiamola così, no? E questa affinità, chiamiamola così, tra Margherita e lei, Margherita l'aveva intesa come un mia nonna materna in qualche modo mi sta dando un supporto. E secondo me questo che lei avvertiva era più la sua PS che gli dava il supporto. In questa componente di trasparenza, di pulizia, però allo stesso tempo anche di forza. Non era la nonna. Cosa la nonna vogliono? Se avesse lasciato una sorta di benevolenza, ma non questo appoggio che lei sentiva. Cosa vogliono fare? Ciao Margherita. Non ti ho sentito, sai, sei andato via. Dicevo, la nonna vuole lasciare un messaggio a Margherita? Tu stai riscattando generazioni di generazioni. È meraviglioso vederti in azione. Sono proprio fiera di te. Dice questo. La madre vuole lasciare un messaggio a Margherita. La madre. No. La madre. Allora, la madre dice: cosa. Questo è quello che io ho potuto fare. A me nessuno mi ha insegnato a fare la madre. E io sono riuscita a fare questo. Tutto qui. La madre sapeva dello stupro? Sai che cosa vedo? Tanto distacco, no? Gli uni dagli altri, questi membri, come se ognuno avesse in mente le proprie preoccupazioni, i propri pensieri, i propri piccoli grandi egoismi, non ci si curava l'uno dell'altro. Quindi non so come dirti, un po' un gioco alla sopravvivenza personale. Non, forse non se l'è mai neanche posta come problematica. E nel momento in cui in qualche modo ha iniziato a vedere qualcosa, perché comunque Margherita dei segnali gli ha dati, lei li ha voluti ignorare. Tanto non avrebbe avuto proprio gli strumenti. È per questo che in alcune riunioni di famiglia tendevano in qualche modo a tirarla in mezzo, prendersi un po' gioco di lei, sì, esatto, farla sentire a disagio e tutto quanto, perché non avevano minimamente gli strumenti per affrontare quello che lei stava portando. Perché lei stava portando una dinamica che era di tutta la famiglia. Cioè non stava portando il suo personale problema. Cioè stava facendo emergere quanto purtroppo c'era di marcio all'interno dell'intera casa. E un po' sparso così a macchia d'olio. Ma loro non erano pronti ad affrontare questo. Quindi era più facile per loro agire come hanno agito. Metterla da parte, un pochino deriderla, darle della sempliciotta, dell'ingenua. Era più semplice così.
Genitore e nonna vogliono andare nel portale? La nonna certamente sì. I genitori. Aspetta che non hanno manco capito cos'è. Sai che non hanno mica capito. Ma come disincarnati dovrebbero saperlo. Quello è il posto in cui si liberano del sesso maschile e femminile, si liberano di tutte le vicende, gioco a cui appartengono, si liberano da tutti i contratti, anche le tare familiari, le interferenze che si possono portare dietro da adesso in poi in altre vite, vengono risettati, riformattati. Dopodiché, dentro il portale, in base alla propria anche consapevolezza, intenzione e volere, fanno quello che faranno. Si possono reincarnare, non si possono, si po si possono non reincarnare più, possono reincarnarsi in una formica, in un uomo, in quello che vogliono, nel fiume, nell'aria, nella roccia, un albero. Padre mi dice una cosa particolare, mi dice ci vado perché tanto io così non potrò più tornare in terra perché le vibrazioni della terra sono cambiate e io così giù non ci posso più tornare. Quindi passo attraverso il portale aureo. La madre? La vedo un po' sorda, un po'. Ed è come se emulasse il marito, cioè ci va per emulazione. Sta copiando quello che fa il marito. La nonna? La nonna è già andata. Bellissimo. Chiudiamo il portale aureo. E non c'è nient'altro da fare se non chiedere a Margherita se vuole andare nel suo cluster, finalmente a vedere questi contratti che valgono in questa esistenza, che sono valsi anche in altre esistenze, Sì, quello ci vuole relativo andare. E mi ha portato in una stanza piena zeppa di cassettiere, tipo quelle che mi ha mostrato all'inizio. Tante cassettiere, alcune parzialmente anche con i cassetti aperti, con roba che esce così alla rinfusa, ma anche non per forza indumenti, eh. Boh, vedo delle molle, delle automobili, un caos dentro questi cassetti. E vedo Tanto lei sì. che si mette le mani davanti alla bocca, cioè quasi che non se ne capacitava, no? Il portale aureo è un bel portale definitivo, intanto che trova tutte queste cose e le mette lì dentro. Ha come un ultimo pensiero per la propria infanzia, sai, vedo. Sì, e dice, questa la butto proprio nel portale definitivo. Io devo trasformare questa roba qui. Chissà come mai, perché in genere appunto vengono buttate tutte le vite precedenti. E qui è come se in questa vita qui, non so a che livello, lei riesce già a trasformarla. In genere noi vediamo, no, che vengono eliminate alcune vite precedenti oppure trasformate, cambiando il corso di alcuni eventi. E vedo che lei lo vuol fare relativamente a questa vita qui. Ok, tutto via. Nel frattempo sì. Sì. Nel frattempo? Sì, nel frattempo sì, vedevo appunto che, appunto, essendo lei molto forte, ha preso tutto quanto nelle sue mani, come se lei fosse diventata gigante e ha spinto tutto quanto dentro il portale definitivo, con una gran forza, con una gran risolutezza. Altro che pulizie di primavera, dice. Quando l'ha fatto, mette tutto, chiude il portale definitivo e mette qua nel cluster un ad eternum.
Non so, mi dice il sole che disegnerebbe uno dei miei nipoti. È proprio diversa da tutti gli altri. Ma proprio questa forte componente amorevole, di tenerezza. L'ha creato quindi, l'ha messo lì. Ok, Sì. vediamo com'è il suo avatar. Il suo avatar c'ha, sai, una di quelle cuffiette che si usavano una volta per andare a dormire? Ha quelle lì. Cuffietta di cotone con davanti tipo una specie di volano, di ricamo, di cose Va bene. così, no? Apprezziamo questa mise e lo mettiamo subito con la sua mise in un portale definitivo. Mi segno di grande rispetto. Sì, assolutamente. Per Sì, questo l'ha fatto. programma. Ci ha proprio preso gusto. Lei. Sì, dopo aver messo così tutto quanto il cluster dentro il portale definitivo, adesso è come se si sentisse, capito, che è ben avviata, ecco, nel continuare a far pulizie. Nuovo sole. Grande risolutezza proprio nel creare questo sole. Ce l'ha fatto tipo, sai, con una bacchetta di quelle che si utilizzano per fare la ginnastica ritmica, che di solito c'è attaccata al nastro. E lei ha utilizzato questa bacchetta e ha creato un sole, proprio attraverso questo nastro. L'ha fatto roteare e ha creato un nastro giallo-oro e ha creato questo splendido enorme sole. Benissimo, torniamo di qua. C'è ancora qualche entità mentale, la 3, anche la vecchia 5, la vecchia 7, entità eteriche, le vecchie e le attuali, impianti, che c'erano delle abduction, qualunque tipo di interferenza. Ok, No. nuova vibrazione. 291 miliardi. Bene. 300. Consapevolezza. Viene 400%. Percentuale di anima. Adesso mi viene 68% anima, visto che c'è stato questo lavoro intenso. Vite precedenti. Oh, com'è? Mi dà 1561. Sì, può essere meno della metà. Quando è metà è un ottimo lavoro, meno della metà è un più che ottimo lavoro. Cervello, percentuale di cervello utilizzata. Ottimo. 9,3. Le vite relative alle violenze subite in qualunque tipo di età esistono ancora? Mi fa vedere quella della signora, più o meno quarantenne, che riesce a dire di no. Riesce a respingere quest'uomo, riesce a rimetterlo al proprio ordine. E lui quasi come se fosse stato prima preso da un raptus, poi nel momento in cui lei lo frena è come se si riavesse, no? E chiede scusa, 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 si vergogna e scappa via. Benissimo, messaggio finale di Margherita a se stessa. Da PS a persona. Lo stai già sentendo che la nostra nuova vita comincia ora. E mi mostra proprio Margherita all'interno di un giardino fiorito, fiorito di diverse tipologie di fiori. Vedo anche quasi dei fiori tropicali, molto grandi, molto colorati. Cioè quasi che se ne potesse sentire il profumo. È il momento della gioia, è il momento del profumo, è il momento del sorriso dei bambini. E dei tuoi cari. È il momento di guardarsi allo specchio, di andare dal parrucchiere e di mettersi un vestito carino. Abbiamo fatto un enorme lavoro.
Dopo vite e vite tutte uguali, guarda dove siamo arrivate. Sei stata eccezionale. Qui c'è... Scusa. Mi state asciugando le lacrime insieme, tu e Margherita. No, ma assolutamente dovute e comprensibili. È molto intenso questo momento, perché proprio la PS e la PE parlano all'unisono. Insomma... È il momento della raccolta, questo. Sì. Una grande e copiosa raccolta, una grandissima vendemmia. Camion e camion di uva. Sì, lei è una farfalla bellissima in questo momento, vedo che si appoggia su tutti i fiori. È leggera e meravigliosa. Va bene, come la vedi? È proprio rinata, cioè la sua vita veramente comincia oggi. Io vedo che ha praticamente trasformato tutto. È come se da oggi stesso riuscisse a vedere le cose con nuovi occhi, a sentire proprio la gioia di vivere che le scorre nelle vene, a sentirsi libera. Di poter portare al mondo il proprio amore. In primis l'amore per se stessa. Ma vedo anche proprio, la vedo amorevole con tutti, cioè, anche semplicemente mentre va in giro e saluta le persone. Lo fa proprio con un gran senso di solidarietà, di sentirsi un essere umano in mezzo agli altri esseri umani. Molto molto bello. Benissimo, la casa è pulita. Splendente. Il sì. Cinema è consapevole? Le due figlie, la figlia... Sì, l'altra figlia si è poi seduta. Okay. Uomo energia, abbraccio finale tra Margherita e suo uomo o donna energia. È una donna, sì. Ok. Una donna energia. Arriva anche un uomo energia. Non se ne fa mancare nessuno dei due. Triplo abbraccio. Sì. Frequenza finale? Mi viene 850 miliardi. Ok. Allora abbiamo finito. Disconnettiti da tutto e tutti, Monica, e torniamo.